Buongiorno, ben ritrovati. Facciamo un po' di storia. Nel 1981 un fulmine a ciel sereno nelle classifiche italiane irrompeva la New Wave in italiano, irrompeva con un artista nostro in tutti i sensi, perché era italiano, era lombardo, guarda un po', era anche comasco d'adozione, ma da tanti anni vive a Como ed è con noi Garbo, che io Ciao ringrazio. Alessio, grazie Ciao Renato, grazie per essere qui con noi oggi perché stiamo parlando del passato, del presente, del futuro di uno dei più unici e particolari artisti italiani, veramente nel 1981 con A Berlino Va Bene, singolo e album di cui dicevo certo. prima, hai creato un primo passo nella New Wave versione italiana, con anche tanta Italia melodica dentro, una versione credibile, non una pallida imitazione di quello che stava succedendo, che però avevi hanno Certo. usato in quegli anni molto particolari. E questo è formidabile in quegli anni, ma formidabile anche in questi anni, perché c'è una vera e propria rinascita, una riscoperta, anche grazie alla rete e ai social, di una figura musicale che chi invece ha seguito Garbo dal 1981 a oggi sa, non si è mai fermata, è uscita dalla discografia, quella commerciale tradizionale, continuando a realizzare album anno dopo anno, sempre molto particolari, sempre Chiaro. con dei progetti molto mirati, com'è questo di cui poi parleremo, che è Garbo Living 2016. Adesso state vedendo la versione deluxe, che poi faremo un unboxing per tutti voi. È il cofanetto, il doppio live che celebra questi primi 35 anni di carriera. Beh, non ti chiedo se sono volati o com'è stato, però ti chiedo che ricordo hai del Renato di allora, del Renato che si trovava per la prima volta in una sala di incisione a realizzare un Certo, disco ma vedi, adesso è una storia un po' particolare la mia perché non ho mai bussato le porte delle case discografiche. Io amavo pensare che potevo scrivere qualcosa con i miei amici cantinari che mi accompagnavano, andavo in qualche saletta di registrazione, così più per una passione personale. Fu in quel momento che un tizio che aveva a che fare con la discografia mi disse: ma perché non ti andrebbe di far diventare potenzialmente lavoro questa cosa? Io dico, che ne so, cioè uno ha 18 anni, 17, non ha in mente, nemmeno sapevo cos'era la discografia in senso proprio anche tecnico. E per cui dissi: boh, proviamo, so, vedi tu, insomma. E beh, lasciami questa cassettina, perché allora si viaggiava su quegli supporti, che la porto da un discografico che conosco, mi interessa quello che fai. E così fui irretito dentro questa situazione e mi trovai a fare un lavoro piuttosto esotico e bizzarro. Mi piaceva l'idea, però non ero partito col concetto di voglio fare quella carriera, per cui io ricordo quello Renato, quello che faceva i provini, quello che si divertiva, così. C'è chi prendeva la paghetta dai genitori, oppure lavorare d'estate quando non deve scuola, sai che allora c'era questa moda, cioè, popolare: finisci la scuola, vai a lavorare, poi ti guadagni quel mese, e uno generalmente prendeva quei soldini in compagnia da vari minoricione. invece. E io no, non mi è amato la spiaggia, il sole e il mare, odio l'estate, come citavo un vecchio collega, andavo in saletta di registrazione e mi registravo i miei provini. Ecco, per me era quello, che aveva un senso personale, proprio per mio. E da lì ti ritrovi catapultato in classifica, ti ritrovi catapultato in tutte le situazioni televisive dell'epoca. Se cercate su YouTube, perché grazie al cielo nel corso degli anni sono state caricate diversi video di Garbo, tratta di situazioni che sono stranianti, perché i programmi Sì. dell'epoca erano molto colorati, erano gli anni, si diceva, dell'edonismo reganiano, molto Certo. divertenti. E poi c'era Garbo, che era in parte dark, come look, sicuramente new wave come suoni, e anche pop, volendo il pop quello nobile più colto, però con un'immagine e con un modo di porsi che non era chiaramente quello scanzonato della musica Certo, a dell'epoca. Milano si dice in dialetto, mi sentivo l'œuf fuori dal cesto, no? Amo dire, perché non, io ti rendi conto che c'entravo con Raffaella Carrà, che dovevi indovinare i fagioli nel vaso, piuttosto che
Sì, andavo a Domenica Inn, andavo da Pippo Dove si doveva Baudo, andare, no? da Mai Discoveringhe. Buongiorno, non è che c'entrassi molto, per me era anche un po' una sofferenza, no? Era molto più interessante e facile per me essere sul palco e suonare con il gruppo, cioè fare un live, no? Ma era abbastanza impegnativo, Rapportarsi a quel mondo, come a quello di assolutamente. Sanremo, perché poi ci sono stati anche i festival di Sanremo, Eh sì. con tra l'altro, come sempre succede in questi casi, se la canzone è bella non deve vincere perché non vincerà, però porti a casa qualcuno all'epoca già ne capiva il premio della critica. Certo. Intanto si sommavano questi singoli, perché dopo Berlino va bene, è arrivato tante, altre generazioni, Vorrei regnare, 20 anni, quanti Certo. anni hai? Con Ma quello si deve volevo confrontare. raccontarti un Certo. brevissimo aneddoto riguardo Sanremo. La cosa che anche lì ero veramente l'uovo fuori dal cesto, ma me lo fecero notare anche gli stranieri, nel senso che vado con Radio Clima a Sanremo, in questo brano, nell'84, c'erano anche i Queen, che erano EMI. E mi fecero notare anche loro, ma tu cosa Con c'entri? tutto questo. Perché, sai, erano abbastanza stranificati anche loro, dicevano, ma come mai succede questo Rispetto alla musica che gli girava intorno in quei nel Sanremi. mondo, no? Qui loro, adesso con tutto il rispetto per Claudio Villa, ma quando salì sul palco Claudio Villa, io ero nell'ufficio Non stampa. sta scherzando, c'era ancora Claudio, negli anni 80 c'era Sì, ancora Claudio Villa che andava a Sanremo. certo, ed ero seduto con Brian May, Freddie Mercury, eccetera, e questi sono scoppiati a ridere, vedendo, pensando di essere nell'Ottocento, cioè c'era una situazione atemporale, no? Operistico Sì, pop. con tutto il rispetto per Claudio Villa, ma la cosa buffa che mi facevano notare questo, ma non solo loro, anche Mark Hollis, i E Toc Toc, sì che abbiamo creato un po' così, di simpatia reciproca, mi diceva, però tu non sei molto dentro queste cose, lo so, e com'è sei qui? Sono italiano e sono il convento passava questo tipo di minestra, non si certo, poteva fare altrimenti. Fino a che a un assolutamente. certo punto hai deciso di fare altrimenti, cioè dopo 4 album, 5 se contiamo una raccolta, hai abbandonato la discografia commerciale per diventare indipendente. Uno dei primi, perché in Italia si dice sempre il primo indipendente è stato Celentano col Clan già negli anni 60, ma lì diciamo era anche facile essere indipendente, sei Celentano, sei in prima classifica ovunque. Non è Chiaro. sostanzialmente un grande rischio. Invece il rischio che hai corso vincendo poi in coerenza, in seguito vero, di persone che ti seguono veramente per il lavoro che fai e non perché vai in televisione, era un salto nel buio per quegli anni, alla fine degli anni 80, creare un'etichetta, Certo. rapportarsi a degli artisti molto anche particolari. Certo. Beh sì, io ho fatto 10 anni di multinazionale, prima EMI o IEMAI e poi Polydor. Polydor. Si è creato a un certo punto come posso dire, quel rapporto molto freddo, reciproco. Io ero stufo, la discografia probabilmente voleva che io facessi a quel punto un passo commerciale che io non mi sentivo di fare, forse non ero capace, ma non mi interessava. E allora ho deciso di provare Ad andare con le tue gambe. svincolarmi, esatto, poi è chiaro che non sai, come dicevi tu, il salto dove ti porta, però E sono stati anni molto avventurosi, perché sì. negli anni, diciamo, di non televisione di Garbo si incontrano quei dischi più originali. Io vi pregherei di andarli a riscoprire. Tra l'altro, so che sta per partire una collana di ristampe anche in vinile del tuo Certo. repertorio storico, con dischi che sono magari dischi pop ma molto particolari, intelligenti, come Grandi Giorni, come Prima Fuori per Sempre. E poi quello che per me è veramente uno dei capolavori della musica italiana, perché nessun artista che ha avuto un passato commerciale, comunque che viene interpretato come pop, si è mai permesso di fare in Italia un disco come Up the Line, un Certo, disco di. fu anche per me, io lo dico spesso a chi me lo chiede, scusi, ti ho interrotto brevemente, ma oggi so che posso dire questo. Di solito alla domanda qual è il tuo disco Il preferito, prossimo. ecco, oppure no, per me sono L'ultimo, tutti figli guarda. miei, insomma. No, oggi posso dire che probabilmente a distanza di tempo quello è il disco che mi interessa di più.
Tanto un disco largamente strumentale per un artista che ha sempre giocato tanto con i testi, per dare un senso compiuto a un nuovo modo di scrivere i testi, anche a leggerli senza la musica mentre niente ascoltate, perché sono molto particolari. È un disco tratto che ci permette di ricordare alcune delle più importanti figure letterarie italiane, sì, che in quegli anni si stavano facendo le ossa in questo movimento, il nevroromanticismo, non il neoromanticismo, il nevroromanticismo. Sì. Però c'erano Isabella Santa Croce, Aldo Nove, Ammaniti, soprattutto c'era Tommaso La Branca, a cui io rivolgerei veramente un affettuosissimo pensiero, perché ci ha lasciati prematuramente. Mi hai anticipato. Io tra l'altro, tra tutti, ho continuato ad avere un ottimo rapporto con Tommaso. Veramente questo è un fulmine, così, cioè, sereno, ma neanche troppo, perché è una vittima di un certo sistema. L'editoria l'ha accantonato, gente come Daria Bignardi, oggi, come si dice, direttore di Rai 3, con cui ho avuto sempre un rapporto di amicizia, piuttosto che Fabio Fazio, cioè l'hanno veramente dimenticato. Quindi ciao Tommaso, ti voglio bene. È stato un grande, è stato uno dei tanti che nel corso degli anni ci siamo accorti che citavano sempre di più Garbo come punto di riferimento, appunto che c'è anche un album che si chiama Con Garbo, certo, dove artisti, alcuni sospettabili, altri veramente insospettabili, hanno cantato le tue canzoni, ancora adesso vengono fuori, e vengono fuori, si scopre i fan di Garbo. Tra questi mi piace citare Bianconi e Rachele dei Baustelle, perché questa celebrazione parte da un 45 giri molto particolare, che è un graffio, dove canti intervieni sulla loro versione del, certo, tuo pezzo, certo, che è un oggetto artistico molto particolare, perché è un disco che hai tagliato alla Lucio Fontana, sì, griffando, levando il disco prima, perché se no il disco poi non si graffiava anche il disco, però aprire quel disco è quasi un sacrilegio. E adesso commettiamo questo piccolo sacrilegio. Garbo Living 2016 è il doppio live, il primo della tua carriera, certo, realizzato con i musicisti della tua band, tra tutti spicca Luca Urbani, che è uno dei tuoi, sì, collaboratori più stretti ormai da il direttore artistico del live, lui che ha aiutato ad assemblare la band. Poi nel tuo precedente album di studio Fine, per la prima volta tra l'altro hai condiviso la testata, sì, di esatto, un album in duo, diciamo. Invece questo è proprio il disco con cui celebri questi primi 35 anni di carriera, partirai in tour, è annunciato che sarà l'ultimo tour, sì, non è un ritiro dalle scene definitivo, però no, no, voglio maniera poi dedicarmi ad altre cose. Intanto nel 2018 voglio dedicarmi a un album di inediti, nuovo, che sarà un album abbastanza particolare. Non posso adesso svelarlo, no, e spiegare cosa ho in mente ancora, e quindi sai, passerà del tempo, semmai ci sarà qualche appuntamento live più avanti, ma non in forma di tour. No. La tour, esatto. Di stare sempre in giro, esatto. Allora adesso possiamo, questo è, lo chiamiamo unboxing, quei video che si vedono, perché intanto questo non lo potete avere, perché è un'edizione limitatissima, sì, e è stata messa in rete per dire quanto fermento c'è. In una settimana le copie che c'erano sono state, sì, polverizzate. Però, unboxo, sì, esatto, si trova il live che è nei negozi, che è questo, Garbo Living, sì, con i brani, due CD, sono brani recenti e poi, certo, i classici della tua carriera, c'è un certificato di identificazione, c'è un CD singolo, c'è il libretto, c'è un singolo, in 45 giri, certo, e attenzione per gli veri amanti del vintage, the tape, esatto, la cassetta autografata, ma siamo anche moderni, come diceva una canzone di tanti anni fa, già moderna, sì, la chiavetta USB, due distintivi con il logo di Discipline e l'autografo di Garbo. Renato, questi sono stati 35 anni intensi, e a nome anche della provincia che ha seguito, sia per questione geografica che per vera passione,
tutta la tua carriera, non possiamo che augurarti almeno altri 35 anni, se non di più, di indipendenza non musicale. Però va bene. Noi ci siamo 35 provo. Anni di indipendenza musicale, sì. Di poter continuare a fare musica come volevi farla, come pensi che debba essere fatta, divertendoti e senza pensare a quelle classifiche che poi, tra l'altro, anticipati i tempi del tutto. Adesso i dischi non vendono più, si fa fatica a fare qualsiasi cosa, ma se si è pronti prima a vivere di musica e non di classifiche, di arte, ci si trova sicuramente molto a proprio agio. Assolutamente sì, anzi lo consiglio a parecchi giovani, di non pensare alle cose televisive che conosciamo bene, a queste gare insignificanti, e di pensare invece a comunicare, quello conta, non competere, se no si sceglieva di fare sport, qua si tratta di dire delle cose alla gente, magari cambiano un senso. E i 35 anni ne hai dette veramente tante, tante ne dirai ancora. Seguite le date del tour sia sulla pagina social di Renato, cioè Categarbo Ufficio su Facebook, c'è anche sul sito relativo. Non mi resta che salutarti, ringraziarti e l'appuntamento è sui palchi. Ok, ciao. Ciao Garbo.